e scenda su tutti voi la santa benedizione, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Campo sportivo del Bagnoro pieno all'inverosimile di animali, tantissimi cani, gatti e anche cavalli per la benedizione degli animali. Le persone considerano gli animali come elementi della propria famiglia e di conseguenza per loro è importante anche farli benedire da Don Stefano. Soprattutto vanno rispettati, se ce l'hai li devi tenere come uno della famiglia logicamente e secondo me se uno rispetta gli animali rispetta anche le persone. Comunque le persone non vengono solo dal Bagnoro. No, vengono da un po' da tutto Arezzo, diciamo. È una manifestazione che ormai è diversi anni che è in vigore e è conosciuta insomma, in tutta Arezzo e provincia e siamo contenti appunto che le adesioni sono sempre numerose. Ecco. Perché vieni alla celebrazione? Perché per me sono parte della famiglia, anche loro è giusto che ci abbiano un giorno da festeggiare la benedizione degli animali. Noi animali ci siamo cresciuti, per noi sono importantissimi, parte integrante della famiglia. Insomma. Vengo tutti gli anni, mi piace moltissimo, siamo tanti, tante persone presenti con i propri animali e questo mi riempie di gioia, di soddisfazione perché vuol dire che c'è veramente un grande amore per i nostri amici animali. Poi tutta questa gente ci insegna, no? Che con la scusa della benedizione siamo anche insieme, si fa anche una preghiera insieme e si recupera anche la gioia di stare con questi animali. Benedici tutte le nostre famiglie.